Certamente sì, uno sport che sta dimostrando di saper coniugare la storia, la tradizione con il presente e il futuro. A volte gli sport che hanno una lunga storia si perdono un po', travolti anche dalle novità, dalle nuove discipline. Novara invece è una testimonianza e una culla della capacità appunto di coniugare invece ciò che è stato e ciò che dovrà essere. Il Mondiale sarà un'ulteriore consacrazione, la possibilità di rilanciare ulteriormente e la presenza di tante ragazze e tanti ragazzi ancora praticanti, appassionati di questa disciplina, al di là degli scudetti conquistati, è la testimonianza della validità di questa formula che porterà in Italia nel mese di settembre, fine agosto, fine settembre, 12.000 atleti di tutte le discipline rotellistiche. Secondo me è un evento straordinario anche dal punto di vista turistico, della promozione turistica dei territori e anche della promozione della diplomazia dello sport.